Buongiorno a tutti, da Giampaolo Alparone della libreria di Via Trotti in Alessandria. Oggi vi parlo di un libro di Amélie Nothomb, Primo Sangue, uscito per le edizioni Voland nei primi mesi del 2022. Amélie Nothomb è tra le principali scrittrici viventi in lingua francese, probabilmente la principale insieme a Annie Ernaux, è una scrittrice che ha al suo attivo circa una trentina di libri in Italia, scritti dall'inizio degli anni 90 fino ad oggi, in Italia quasi tutti editi da Voland, che è un medio editore romano specializzato in narrativa europea di alta qualità. Ricordo che Voland era il nome del diavolo in Il maestro e Margherita di Bulgakov. La Nothomb ha tutta una serie, un palmarès di premi al suo attivo molto lungo. Anche questo libro, Primo Sangue, è stato premiato e in Italia ha vinto il premio Strega Europeo, che la declinazione europea, premio minore nell'ambito del maggiore premio Strega. Allora, Primo Sangue è un libro che ho trovato stupefacente. E la storia, una storia autobiografica, come spesso accade nei libri della Nothomb, che traggono linfa dagli episodi della vita dell'autrice, ed è la storia che Amélie Nothomb dedica al padre, Patrick Nothomb, scomparso da poco. Ed è la storia della vita di Patrick Nothomb. Il libro si apre con un folgorante flash forward. Il libro è scritto in prima persona dal protagonista, che è Patrick Nothomb. Il libro si apre con la scena in cui Patrick Nothomb ha di fronte a sé il proprio plotone di esecuzione, sta per essere fucilato. Sono fatti assolutamente veri e documentati. Patrick Nothomb era console del Belgio, la Nothomb è scrittrice belga di lingua francese, era console del Belgio a Stanleyville, che era la capitale della neonata Repubblica Popolare del Congo. Siamo nel 1964-65, in quella che è passata la storia come la rivolta dei Simba, e che poi è finita in un massacro di sangue. Ed il libro, dopo questo flash forward, ripercorre tutta la vita di Patrick Nothomb, il padre di Amélie, narrata in prima persona. Da quando era bambino orfano di padre, con una madre bellissima di cui lui era innamorato, e poi l'infanzia con i cugini, con il nonno soprattutto, il nonno paterno, e la famiglia di origine in Nothomb di Patrick, che era una famiglia nobile belga, molto autoritaria, molto maschilista, molto tradizionale. E poi quando via via Patrick diventa grande, l'adolescenza, i primi amori, e quando incontra quella che diventerà la madre di Amélie Nothomb, che era una donna non nobile e che viene accettata con difficoltà all'interno della famiglia. Finché poi il padre intraprende carriera diplomatica e si arriverà alla fine del libro in Belgio. In qualche modo, anche se il tono e lo stile di Amélie Nothomb, che veramente scrive con la mano destra, in qualche modo si tratta di un romanzo di formazione, anche se lo stile è molto leggero. Ed è molto particolare, perché si tratta di una scrittrice, quindi di una donna, che impersona un personaggio maschile, suo padre, e guarda il mondo con occhio maschile. L'ho trovato veramente molto interessante. Ne viene fuori un libro pieno di leggerezza, che si legge molto facilmente, ma è assolutamente pieno di grazia. È un libro molto intelligente, molto bello, molto toccante. È veramente un piccolo, grande libro. Primo Sangue di Amélie Nothomb, edizioni Voland. Buona lettura.